Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un like se questo video è stato utilissimo. Oggi risolveremo alcuni errori riguardo alle impostazioni grafiche per prevenire i crash, per prevenire lag, perché nel mio server Discord hanno già segnalato alcuni problemi riguardo al lag e al crash. Quindi per le impostazioni grafiche ragazzi cominciamo ad andare subito sulla scheda, sulla grafica, perché hanno aggiunto più impostazioni grafiche su Warzone 2.0. quindi come modalità video io vi consiglio di giocare sempre a schermo intero senza bordi, mai a schermo intero, perché come ho detto negli altri tutorial per quelli iscritti al canale, che su Warzone nel 2020 io una volta giocai a tutto ultra, ray tracing e cose così, un ray tracing DirectX di Warzone, non della mia scheda video. È successo una guerra, un pandemonio in una casa e sono crashato. Schermo intero, ray tracing, grafica ultra, e la mia scheda video non ce la faceva più. Arrivava fino a 80 gradi, anche per colpa del case, che l'aria dentro non usciva, non entrava e cose così. Poi come monitor di visualizzazione mettete il vostro monitor, adattatore video della vostra scheda video, risoluzione dinamica non ci serve, proporzione immagine automatico, sincronia verticale, limite del frame rate, che ne so, avete un monitor di 60 Hz e fate 90 fps e volete impostarli a 60 fps, andrà fluido. Avete una buona scheda video con un monitor di 120 Hz e quindi impostateli a 120 Hz e vediamo se la vostra scheda video fa 120 fps fissi. E basta. E poi c'è anche la luminosità, gamma, ottimizzazione server. La gamma invece, questo qua, meglio questo qua. Luminosità poi dipende da voi. Andiamo un attimo sulla qualità, preimpostazioni della qualità. Allora, minimo, base, bilanciata. Bilanciata. Anti-aliasing SMAT2x, per quelli che non sanno cos'è, è che se tu metti, mi sembra che su Warzone, quello là, Warzone il primo, se io mettevo no, da lontano non vedevo bene i personaggi, li vedevo tutti sgraditi, le piante sugli alberi, foglie, vedevo tanti buchi, non vedevo molto bene i modelli da lontano. Qualità anti-aliasing, questo qua invece mettiamo alta, oppure qualità ultra, meglio così almeno si vede molto bene il nemico da lontano. Metto qualità ultra. Dimensione memoria video 60, che ve la consiglio. Risoluzione texture bassa. Se mettiamo alta, guardate un po', io arrivo, supero proprio la soglia della mia VRAM della scheda video. Metto bassa. Filtro texture alta, livello di dettaglio vicino alta, livello di dettaglio lontano alta, distanza visualizzazione oggetti minori non ci serve, qualità particelle non ci serve, livello qualità particelle normale, qualità shader media, media, tessellatura vicino, memoria terreno se ci serve o se non vi serve, mettete minimo o massimo come fate voi, non so come vi trovate. Qualità di stream normale, qualità volumetrica riguardo alle strutture, media, sinceramente io metterei media, non ci serve, noi dobbiamo ammazzare il nemico, questo è l'importante. Qualità fisica alta, caustica dell'acqua non ci serve, l'acqua a che ci serve, a vedere l'acqua com'è. Poi riguardo alle ombre, risoluzione shadow mapping alta, no, bassa. Ombre su schermo, bassa. Ombre su schermo, l'ombra di un nemico, non so, state in un edificio e lo vedete fuori, la sua ombra è importante, quindi ombre su schermo o mettete bassa o mettete alta. Queste qui delle luci fisse, illuminazione particelle non ci serve, mettete bassa. Occlusione ambientale mettete entrambi. Riflessi su schermo alta. Qualità riflessi statici alta, bassa latenza Nvidia Reflex, CPU boost mettete solamente sì, profondità di campo
Vabbè, qui dipende da voi, io metto no. La sfocatura nel muoversi, muovendo il mouse oppure muovendo la levetta del controller e puntando a un nemico, prima si vede la sfocatura e poi vedete il nemico, quindi è un casino, quindi mettete no, niente sfocatura arma, no, no, niente, niente. Oppure blu, che ne pensate voi? Questa qui della sfocatura dell'arma. Mentre state mirando al nemico, voi vedete più il nemico che la vostra arma. Io direi di mettere sì. Effetto pellicola 0.50 e applichiamo queste impostazioni. Su visualizza invece abbiamo il campo visivo, io lo tengo alto, che è meglio alto. Campo visivo terza persona non ci serve, io lo tengo al default 80. E basta. Quindi, se vi sono stati d'aiuto questi consigli riguardo a non avere problemi nel gioco su Warzone 2.0, io vi consiglio anche sempre, come ho detto, di non giocare a schermo intero. Ragazzi, se questo video è stato utilissimo, io vi consiglio di iscrivervi al canale, come ho detto all'inizio, di lasciare un like. E niente, quindi buon divertimento e mi raccomando, non bestemmiate troppo. Quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!